Castello di Ama è una famosa azienda produttrice di vino, di Chianti Classico, a Gaiole in Chianti. E hanno deciso qualche anno fa ad intraprendere questo viaggio nel mondo delle fragranze. Allora, assieme a Lorenza Sebasti Pallante, abbiamo deciso di creare una prima collezione di candele profumate di spray ambiente che parlassero della stagionalità, quindi avremo candele legate a Nunzio Primaverile, a Caminetto Verdeggia, oppure a Camminare tra Bianche Strade. E dopo qualche anno abbiamo deciso di intraprendere la strada per creare la prima Eau de Parfum. Questa bellissima Eau de Parfum che si chiama Iris Mater è l'abbraccio materno di una madre, mater perché tutto dalla terra parte e tutto dalla terra ritorna, e quindi anche come simbolo di questa fragranza è stato scelto proprio l'iris, che rappresenta il mondo toscano ma anche una materia prima estremamente ricca, estremamente luminosa, costosa. La fragranza è una fragranza sia maschile che femminile, diciamo che prevalentemente dal nome è sicuramente legata al mondo femminile, ma nulla vieta alla pelle maschile di poter scoprire delle note legnose che l'iris, il rizoma d'iris ha all'interno della sua bellezza. La donna di Iris Mater è sicuramente una donna molto sofisticata, è una donna raffinata, elegante, amante delle cose vere, belle, e non è una vamp, ma sicuramente è una donna molto raffinata, molto elegante.